Ricordo che io di Marco Pannella e di una persona con cui evidentemente ci siamo trovati su posizioni fortemente discordanti per moltissimo tempo e a volte anche profondamente discordanti. Tuttavia una persona di cui non si poteva non apprezzare l'impegno, un impegno generoso, un impegno totale per delle cause, anche per delle cause molto nobili, in particolare quella a cui si è dedicato molto nel corso degli ultimi anni in favore dei carcerati, dei problemi che ci sono nelle carceri. E personalmente questo è stato un po' il tema, l'occasione su cui ho avuto modo di incontrarmi con lui. Lui è venuto personalmente a cercarmi più di una volta per manifestarmi la sua stima, la sua ammirazione per il Papa Francesco, per la sua attenzione, per il suo impegno in favore dei carcerati e dei problemi delle carceri e anche più largamente per le persone i cui diritti sono conculcati o sono sottoposti a violenza. Ecco, in questo senso ho un bel ricordo di questi incontri con Pannella, era molto cordiale e sincero nel manifestare il suo entusiasmo e la sua gratitudine per questo impegno del Santo Padre. Quindi mi pare una persona che ci lascia anche una bella eredità dal punto di vista umano e anche direi proprio dal punto di vista spirituale, per la franchezza dei rapporti, per la libertà delle espressioni e soprattutto per la dedizione totalmente disinteressata a delle cause nobili, a un impegno politico e sociale che non cercava il proprio interesse, ma che era attento a problemi di persone deboli.